Buongiorno a tutti quanti. Come andiamo? Come state? Tutto bene? Dai che oggi proviamo come sempre qualcosina di nuovo. Allora, prima cosa, la mettina tatara, ragazzi, che per me è stata una bellissima rivelazione, perché la metta da usare su rasoi efficaci tipo 316, R41, insomma rasoi belli spinti, gli dà una dolcezza fantastica, però comunque tagliano quello che basta. Su rasoi mild preferisco un acido o altro, però queste sono veramente ottime. Oggi andiamo a provare, anche se da un bel po' che è venuta fuori, la nuova versione di Enson Shaving, però questa è, che me la sono fatta scappare da un bel po', la versione aggressive, quindi c'è la versione mild, medium e aggressiva. Questa è la versione più efficace di tutte. Vediamo come va. Ragazzi, costruzione, anche se è in alluminio, è uno dei più bei allumini che io abbia visto, quindi fantastico, rotellina qua in metallo, penso sia acciaio, che se non tungsteno o qualcosa del genere, che protegge il serraggio, che non si vada a rovinare i filetti, via dicendo. Cioè, fantastico. Sulla costruzione non gli si può dire niente. Vediamo come va in rasatura. Ho già fatto il video sia sulla versione mild che medium, che li trovate nel canale, e adesso proviamo questo. Dopodiché andiamo a provare, che l'ho già bagnata un po' usata, questa ciotolina che mi è stata mandata della Pearl, e ci farò una piccola recensione con la sua scatolina. Eccola qua, prodotti molto economici, però magari ci scappa anche qualcosa di interessante, no? Allora, vi dico subito una cosa. C'è una cosa interessante, che è il porta rasoio. Quindi, voi da viaggio, perché per me questo è da viaggio, io la vedo solo bene da viaggio, anche perché è abbastanza piccolina, comoda ma piccolina. A me andrebbe bene, perché io carico solo il pennello, quindi a me andrebbe bene, però è effettivamente abbastanza piccola. Con il suo porta rasoio, qua ci puoi mettere il pennello, quindi secondo me, comunque, ci posate il pennello, comunque è una cosa perlomeno interessante. E adesso lo utilizziamo, andrò a caricare il ciuffo per vedere come va. L'unica cosa che non riesco bene a capire è che, allora, com'è? Allora, o le impugni così, però non è, per me non è comodissimo impugnarla in sto modo qua. Queste ciotoline qua andrebbero impugnate con la mano, e quindi sto coso porta rasoio, cioè cavolo, lo avessero messo qua, io sarei riuscito ad impugnare bene o di qua o di qua, e senza avere questo coso qua, no? Quindi tu lo fai da una parte di qua, lo fai qua a lato, allora io qua inserisco bene la mano, qua metto il rasoio, che non mi va a dare fastidio nell'impugnatura. Invece così io purtroppo lo trovo un po' scomodo da impugnare, però è leggera, e anche se la prendete un po' così non succede niente, cioè non è un problema, ma non è comodo, questo purtroppo lo devo dire. Che set andrò a utilizzare? Questo set fatto da Extro, in teoria è stato dedicato a Fabio Cancilleri, una persona che veramente apprezzo molto come persona, perché penso sia una persona molto buona, una persona molto gentile a modo, e fa anche dei video su YouTube, quindi lo trovate nel suo canale, Fabio Cancilleri. E da quello che ho capito ha avuto qualche problemino de corazon, come anche mio papà e tanti altri che conosco, purtroppo, o per un motivo o per l'altro. E quindi questo set, tra virgolette, è un po' dedicato a tutti coloro che hanno avuto qualche acciacchino di cuore. Andiamolo a provare, anche perché ogni tanto riprovare qualche prodotto Extro e vedere se magari nel tempo mi ci convinco un po' di più, non mi fa mai dispiacere. Profumazione piacevole, ecco. Niente che ti fa dire wow, ma molto piacevole. Sono quelle profumazioni che comunque non stancano mai, quel leggero floreale, agrumatino, quasi talcatino, è molto piacevole, devo dire piacevole, cioè lo usi e ti fa, lo annusi e ti fa star bene, ti rilassa il cuore, questo lo posso dire, lo annusi e ti rilassa il cuore, quelle profumazioni che ti danno pace e ti fanno stare bene. Quindi adesso prendo un po' di sapone, siccome è un sapone
un bel po' morbido, ok? E ne prendo anche un po' meno perché stavo esagerando. Però siccome ho un pennello che adesso andremo a provare insieme, che dovrebbe ciucciare abbastanza sapone, anche se ne metto un po' di più, quindi io vado a depositare nel fondo della ciotola. Come sempre io ci metto un po' di acqua calda e la lascio lì. E nel frattempo vi faccio vedere il pennellazzo che ho preparato per voi. Perché è vero che Yaki su prodotti, tra virgolette, economici, economici, fa delle buone cose, perché fa veramente delle buone cose. Che tra l'altro, se comunque voi li contattate, sapete che a nome mio avete sempre qualche sconticino. Eccolo qua. Però ragazzi, se cominciate a farvi fare qualcosina un pochettino più tirato fuori, guardate che meraviglia, cioè sembra quasi che ci siano, boh, è veramente fantastico, delle righe quasi mezze dorate, è proprio bello, 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 bello. E questo è un ciuffo in tasso Chubend. Penso anche sia di una gran buona qualità, se casomai avete il dubbio o se volete informarvi qualcosa, comunque quando contattate Yaki potete anche mandargli il link del mio video, tanto lo vedranno. Adesso vediamo come va, e può essere anche che boh, non mi stupisca o qua e là, però sicuramente avere in mano un pennello così ti fa dire cavolo, Yaki, magari spendi qualcosa in più. È bello, molto bello. Vediamo se il ciuffo... insomma, a che livello è il ciuffo, perché quello devo ancora provarlo. Sicuramente per me ci metto un po' di prebarba della cella in gel. Cioè, secondo me Yaki è molto apprezzabile, soprattutto per prodotti economici, perché c'è, cioè, Sagrada Famiglia o comunque pennellini anche in tasso Chubend, che con 25, 30 euro, 20 euro, 10 euro, 15 euro ci riuscite ad avere dei pennellini che comunque fanno molto bene il loro lavoro senza andare a spendere chissà che cosa. Dopo, logico che se andate su di prezzo anche con altri marchi o anche con loro stessi il livello cambia, però avere comunque la possibilità di avere dei prodotti buoni ad un prezzo abbordabile, secondo me è sempre comunque da apprezzare, soprattutto quando il prodotto non è solo economico, ma comunque è anche funzionale, ok? Ecco. Tra l'altro ho un rasoio della Yaki che mi ha stupito tantissimo, ve lo porterò sul canale, che è Yaki Ghost in titanio, che ragazzi, cioè, quando mi hanno detto che è fatto da Yaki non ci potevo credere, perché è talmente ben fatto, preciso, bello, e sono curioso di vedere com'è in rasatura, perché potrebbe essere una bella svolta, ragazzi, per Yaki, perché su tante cose li ho bastonati a suo tempo, ho detto la mia, rasoi magari troppo aggressivi o non ben fatti o non invece, bene o male, sto vedendo che comunque stanno facendo dei passi in avanti non indifferenti, e quindi è giusto anche premiare quando un'azienda si migliora, si migliora, si migliora, cresce. E quindi andiamo a vedere, un passetto alla volta, un po' alla volta, un prodottino di qua, un prodottino di là, noi ci stiamo dietro, sapete, io piano piano dico la mia, anche col Pearl, cioè quando è stato da parlare del regolabile, ragazzi, io non ho potuto che parlarne bene perché il Pearl Flexi per me era in quel tempo e ancora adesso a quel prezzo lì un regolabile di assoluto livello, pesante sì, però di assoluto livello. Il pennello che hanno fatto a me non è piaciuto, e il sapone, vabbè, costa poco, un sapone duro vale anche la pena, però sono prodotti che, ok, cioè bisogna anche capire sempre quanto l'hai pagato, quanto vale o non vale, via dicendo. Il pennello, mi dispiace dirlo per Pearl, però vi comprate un Yaki che se lo mangia dritto e rovescio, però è anche vero che ad esempio un sapone duro come quello, magari costa 4-5 euro, che comunque hai fatto un sacco di sbarbate, non avrà la profumazione della vita, non avrà chissà che prestazioni mostruose, ma funziona bene e vi dura tanto e costa poco. Vabbè, adesso costa la spedizione, però se ad esempio Vanity o qualche altro store li fa arrivare qua in Italia, comunque saranno reperibili, quindi no, non è, non, insomma, ecco, bisogna pensare anche al futuro, non solo al presente. Logico che adesso non ve lo consiglio se dovete spendere 30-40 euro di spedizione. A quello penso che ci arrivate tutti, cioè no, ci mancherebbe. Però, siccome tantissimi prodotti della Pearl sono arrivati anche su Vanity Stock,
E quindi basta avere un po' di pazienza e quelli che arriveranno dopo li valutate voi, no? In base anche alla recensione che vi ho fatto e al prezzo che arriveranno qua. Ok, allora andiamo a vedere com'è. Profumazione molto piacevole. Ricorda un po'. Mi ricorda un po' anche, non so come dire, un po' i saponi da banco tipo Proraso, così, cioè, non che sa di quello, però non so, ti ricorda quelle profumazioni un po' classiche senza tempo che non stancano mai, ok? Ecco, ricorda un po' quella cosa lì. Niente che vi fa dire wow, però è una profumazione che, almeno sul sapone, dopo andiamo a vedere sull'after, che non stancano. Quindi che magari dopo non le andate a ricomprare, ma che però le usate tutte volentieri, capito? Ecco. C'erano ancora un po' di sette lì su Vanity Stock, uno, eccolo qua. Allora, ciuffo. Ciuffo è molto denso e molto morbido. A tratti sembra una mezza via tra un Silver Tip e un Manchurian, perché è veramente molto molto morbido per essere un Manchurian, quasi quasi un pelo troppo morbido, però ha un bel massaggio di fibra, cioè nel senso le fibre di pelo, nel senso che il pelo si sente che fa un bel massaggio in viso piacevole, quindi non male, non male. Beh, un bel ciuffo. Bel ciuffo, pieno, morbido, molto piacevole, veramente. Una bella coccola. Per chi vuole un Manchurian che non sia troppo effetto scrub, troppo effetto massaggio importante, questo secondo me è un bel ciuffotto godurioso, ecco. Andiamo, montaggio piacevole, sempre un po' l'extro, non qui. Quei montaggi densi come piacciono molto, però una crema abbastanza che tiene abbastanzina. Adesso vediamo che dopo negli altri montaggi, cioè nell'obliquo, nel contropelo, via dicendo, però molto piacevole. Allora, vi dico, è tanto tempo che non provo un Enso, quindi non è facilissimo fare un paragone con il medium, che è una vita che non provo. Ok, che c'è una buona memoria, ma anche perché sono passati anni, anche la mano cambia. L'unica cosa però che vi posso dire è che se già in quel tempo il medium ho detto sì, bel rasoio, però non mi dà emozione, obbligato, cioè un po' noioso, un po' effetto multilama. In questo caso non posso dirlo, perché lavorate con la lama, avete comunque un angolo obbligato e vi dà molta sicurezza. Adesso vediamo cosa succede però, eh. Però la lama aggrappa bene al viso e come taglio è molto più godurioso da usare. Cioè, e se nel medium avrei cercato un peso maggiore per avere una mano durante la rasatura, in questo caso la leggerezza. Potrei quasi dire che è un punto di forza, perché ti permette di dosare la sua efficacia al meglio, quindi mi sta piacendo.
un bel pennello, ragazzi. C'è un bel pennellazzo. Molto interessante, bel manico che mai, un bel ciuffo, bel pennello. Adesso non so, vi dico la verità, perché anche un po' che c'era, non mi ricordo il prezzo, però secondo me, adesso è fatica a dire, però non so, costasse sui 60-70 euro, penso che comunque sia un pennello assolutamente da prendere in considerazione, soprattutto contando che il manico è qualcosa di meraviglioso. Se costa di più, tanto di più, insomma, è da valutare, perché come sapete ci sono dei pennelli botti che secondo me fanno paura, quindi è un attimino da valutare il costo, però vi dico, è un gran buon pennello. L'unica cosa, ecco, sappiate che se vi piace il Chubend un po' per l'effetto scrabo di massaggio, questo è quella mezza via, sembra il tri-band quasi della Botti, quindi un ciuffo sì Chubend, però sentite quella mezza via tra il silver tip vi dico che purtroppo il sapone ragazzi, non me ne abbiate a male, non posso farci niente, tende ad asciugarsi molto in viso, e ne ho messo di acqua, Infatti, come vedete, tende anche un po' a non avere proprio tantissimo corpo, però è anche vero che quando si usano questi ciuffazzi, che comunque sarà, è da 26 sto nodo, quindi bisognerebbe aver messo ancora più sapone, però sicuro ne ho messo un grammo 100%. Pensavo almeno due passate di farle. Adesso però per i ritucchi. Facciamo un po' di aggiunta. Così vediamo un attimino. Oh, se c'è solo da aggiungere un po' di sapone non è un problema, Ci mancherebbe. Come vi ho detto, è un po' scomodino sto portacoso qua da prendere, che effettivamente, però peccato, perché tra il porta rasoio e tutto, cioè sarebbe una bella cosa come ciotolina, capito? Anche da viaggio. Io sposterei il porta rasoio, proprio ve lo dico sinceramente, mi tira un po' la pelle, la sento proprio asciutta, ragazzi, spiace, ma... Però vabbè, può essere anche che la mia pelle adesso ho aggiunto una nocciolina di sapone, mettiamo acqua. Ecco, ciuffo comunque che ne mangia di sapone, questo bisogna essere sinceri. Che a confronto, ad esempio, di un Ebro di Pantalei, mangia molto meno sapone di questo, rende di più di questo ciuffo qua. Questo è più denso, più pacciuffotto, però
ciuccia anche di più. Beh ragazzi, come sapone purtroppo, mi dispiace dirlo, ma continuo a pensare che sia un buon sapone, ma a prezzo pieno per me è troppo ragazzi, ecco. Però in sto caso qua, nel senso, anche per il pensiero che è stato fatto, poi io non so se vada qualcosa in beneficenza o meno, questo non lo so, non mi interessa. Profumazione buona, però mi piace, ma come resa io resto sempre, purtroppo per adesso, della mia personalissima idea. Oh, quando vi trovate con lo sconto, il compleanno, Black Friday, così che lo trovate con 30, 40, 50% di sconto, ci sono profumazioni molto interessanti e ben fatte e buone. Comunque è un sapone che funziona, non è che sia un brutto sapone, ci mancherebbe anche altro. Quindi secondo me quelli sono i casi in cui, se qualche set che vi interessa, prendeteci dentro. O se no, su Vanity ragazzi, c'è comunque, abbiamo il 20% di sconto fisso, quindi comincia ad essere un prezzo secondo me accettabile. Manca sempre un po' quella coprenza che sul rasoio di sicurezza io cerco, e se gli metti un po' troppa acqua vai a mancare di scorrevolezza, e quindi c'è quell'equilibrio che io fatico a trovare. Poi magari ti uso, magari dico io, mano libera o altro, può essere che si trovi perfettamente. Logicamente valuto per come lo uso io, non posso valutare le cose in altri ambiti. Magari sono saponi talmente densi e protettivi che magari col mano libera, se non ci metti un ettolitro d'acqua, non scorre la lama e quindi non serve a niente. Ognuno parla per la propria esperienza in base a quello che sai, che conosce, non può fare altro. Ecco. Apprezzo il gesto, quello tanto. Comunque pensare anche a chi comunque ha delle rogne nella vita, che anch'io nella vita ne ho avute veramente tante, è sempre una bella cosa e quindi lo apprezzo. After. Oh, mamma mia, After è molto piacevole. Allora, a naso mio, sapete che sono appassionato di profumazioni di nicchia, di livello, quindi sento sempre che è un po' chimicosa la profumazione, non ci posso fare niente, molto basilare, molto chimicosa, però ben assestata, cioè ben messa insieme, che comunque te la fa apprezzare, ti fa dire buona. E quindi, siccome che è una profumazione buona, non posso dire che non sia buona. È una buona profumazione. Quindi, se lo trovate anche lì il 20, 25%, 30% di sconto, è un set che se lo usate, un po' di gusto ve lo dà per me. Ecco, questo è un mio pensiero. Non mi fa impazzire, ragazzi, inutile che purtroppo ce la giriamo troppo. Però ha fatto bene il suo lavoro, quindi non gli si può dire più di tanto. Ciotolina della Pearl, vi ho detto la mia. Questo pozzo qua è bello da vedere, ma da una parte, non qua dove devo andare a prendere, perché altrimenti purtroppo diventa un po' scomoda. Come prelievo utilizzo benissimo per quello che serve a me, perché non vi fa troppo schiumone, andate a caricare bene il ciuffo e dopo, come me, fate esempio chi fa il montaggio in viso, va benissimo. E se aggiungete un po' d'acqua, secondo me è un buon montaggio, ve lo fate anche qua. Ciotolina ottima sicuramente da viaggio, ma con il porta rasoio collocato fuori dalla zona della mano dove io vado a metterci l'impugnatura, diciamo, ecco. Rasoio Hanson Shaving, aggressivo, bellissimo, questo mi è piaciuto tanto. Proprio, cioè, tipo livello sintesi, se non probabilmente, anzi, è più efficace del sintesi, comunque con una facilità e delicatezza di utilizzo ottima,
Leggero, maneggevole, bellissimo, il migliore che ho provato di Enson, quindi assolutamente consigliabile per chi vuole una rasatura sicura, facile, ma però un bel po' efficace. Se questo premette va giù, questo non scherza, però è gestibilissimo e probabilmente anche un passo sopra la sintesi, anzi senza ombra di dubbio. Quindi assolutamente promosso e gran bel rasoio. Finiture e tutto il resto fantastiche, promosso, super promosso. E pennellino Yaki, ottimo, ottimo. Adesso vi dico, non mi ricordo il costo che ha, quindi se costa sopra i 100 euro, ragazzi, non ve lo posso, cioè vi posso dire che c'è anche di meglio. Però se lo trovate ad un prezzo, magari non so, dico io 70, non so, dico io, non lo so adesso. Mani sulle 70-80 euro, già da potersi fare un pensiero perché il manico è qualcosa di spettacolare e il ciuffo è un buon ciuffo degno, non fantastico, eccezionale perché comunque mangia un bel po' di sapone, però morbido e vi dà un bel gusto ad utilizzarlo, quindi una buona media di un buon tasso, ecco, niente di eccesso ma neanche scarso, un bel pennello che vi può dare belle soddisfazioni. Bene, spero di essermi spiegato al meglio. Il risultato fantastico. Comunque il sapone, nonostante non abbia coperto come piace a me, che un pochettino là mi ha sempre fatto sentire, ma grazie al rasoio ottimo, grazie anche alle lamette ottime e comunque al lavoro del sapone, il risultato finale è veramente ottimo. E con l'aftershave ha risolto quella secchezza del sapone, quindi c'è bisogno, se il sapone di per sé per me non è sufficiente, ma con il suo after il risultato totale secondo me è più che degno. Quindi grazie sempre del vostro aiuto e sostegno, nei link in descrizione vi dicendo, se vi fa piacere iscrivetevi al canale e lasciate un like o un commento che è veramente sempre gradito. E ci vediamo al prossimo video. Bye bye!